Come trasformerai questa tua casa? Beh, intanto grazie. Saluto tutti presenti, devo dire tutti amici, tutti volti conosciuti che hanno fatto parte di questa meravigliosa storia. Un grazie particolare lo voglio rivolgere al presidente Carmelo Laganà, prima di tutto per aver avuto il coraggio di prendere in mano una situazione che non era affatto facile e che ha consentito di essere qui oggi, ma per tutti gli anni che lui ha deciso di assumersi la responsabilità grossa di essere un punto di riferimento per questa città attraverso lo sport. Un altro grazie lo devo all'amico Giuseppe Barrile, che è stato il primo che ho incontrato in questo appena rientrato in Reggio Calabria, con cui eravamo anche rimasti in contatto in questi anni. E devo dire che la sensazione è assolutamente molto molto emotiva. Tornare a Reggio Calabria è sempre stato per me un grande piacere. Lo abbiamo sempre pensato con la mia famiglia, qui è presente anche la mia dolce metà, Marina, con la quale abbiamo sempre trascorso le vacanze, ma ogni volta c'era la possibilità di tornare a Reggio Calabria, per noi era sempre qualcosa che ci riempiva il cuore di gioia. Facevamo per noi, per i nostri figli, tutto quello che ha rappresentato questa città, anche per motivi e modi diversi nella nostra vita quotidiana. Tornare a casa è certamente un momento speciale. E devo dire due cose importanti. La prima è che ho scoperto qualcosa che mi ha fatto veramente molto piacere. Abbiamo avuto un primo confronto con il presidente Laganà, dove lui mi ha esposto un po' quello che era l'attività che veniva svolta all'interno della società. Poi ho incontrato gli addetti ai lavori dell'area che poi mi troverà particolarmente coinvolto e ho scoperto un'organizzazione efficiente. Ho scoperto un'organizzazione che sicuramente ha bisogno di essere potenziata, ma che ha una base di lavoro e di passione notevole, che è una caratteristica un po' di questa città, cosa che probabilmente non trovi dappertutto. E da qui che è nata l'idea di un ruolo che mi vede coinvolto come un po' come testimonial di questa società, ma che offrirà un supporto all'area marketing, all'area comunicazione, senza trascurare un altro degli aspetti che abbiamo condiviso con il presidente Laganà, che è quello dell'Academy, del settore giovanile, che è qualcosa che non può fare a meno di essere sviluppato perché coinvolge le famiglie. Coinvolgere le famiglie significa creare quello zoccolo duro di passione che molto spesso si riversa al campo nel momento in cui si giocano le partite ufficiali. Questo chiaramente dipenderà da ciò che ci prescrive la pandemia, ma dobbiamo essere pronti a tutto e dobbiamo ragionare in termini molto più complessivi rispetto a quello che la pandemia oggi provoca con le sue restrizioni. Non mi occuperò, questo tengo particolarmente a sottolinearlo, non mi occuperò di parte tecnico-sportiva perché non mi ritengo essere una persona presuntuosa. Ho sempre fatto dell'umiltà la cosa migliore che si potesse esprimere con chiunque e ovunque mi fossi trovato. Non conosco approfonditamente il campionato di Serie B, perché per motivi abbastanza evidenti
sono stato protagonista in una categoria diversa da quella della Serie B, eccetto per quelle nozioni generali che vengono imposte dal mestiere che ho fatto. Ma mi fido ciecamente di ciò che questo gruppo, questa società, questo gruppo, questo staff tecnico ha fatto. Credo che Giuseppe Arrillo e Domenico Polignano abbiano costruito una squadra con il meglio che si poteva, con il meglio che si poteva fare. L'unica cosa che sento il dovere di dire è che abbiamo attraversato momenti straordinariamente difficili. La pandemia credo che abbia modificato tutti gli asset, ha modificato tutti i mezzi con cui si poteva comunicare, che a Reggio Calabria si è compiuto in pochissime aree, questo e altre zone d'Italia questo è avvenuto, ma ci tengo che sia avvenuto altrove, è avvenuto in zone geografiche dove addirittura si vive sulla scorta di norme speciali a livello regionale, cosa che nella Calabria non c'è. E quindi potenziare, valorizzare l'attività del Trust sarà un mio punto di orgoglio. Entrerò a far parte del Trust, questo lo voglio dire, perché voglio essere partecipe a tutto tondo di quello che può significare il potenziamento di una struttura per recuperare, più che recuperare, riscoprire l'identità di essere reggi. Credo che questo debba essere il nostro obiettivo. L'identità consiste nella coerenza tra ciò che si fa e ciò che si pensa. Al di là di tutto ciò che poi ci costringe a rispondere alla nostra coscienza, perché poi, sai, quello che appare è una cosa, quello che poi c'è dentro è un'altra. Bisogna far coincidere quanto più possibile queste due cose e cercare di vivere questa esperienza come una storia sportiva che può derivare da un sogno che può essere fatto ad occhi aperti o a occhi chiusi, cambia poco. Le storie sportive molto spesso in quest'ultimo periodo sono nate da puri calcoli matematici e soprattutto di natura finanziaria. A Reggio questo non può essere possibile. A Reggio Calabria questo sogno, questa storia sportiva deve avere una natura diversa. Ci vuole un qualcosa che abbia un'anima, e la Viola un'anima ce l'ha. Questa è la verità su cui noi dobbiamo concentrarci per recuperare quella identità di cui parlavo prima. Quando ero giocatore cercavo di recuperare la mia identità vincendo le partite, perché mi sentivo, quando vincevo mi sentivo realizzato, quando non vincevo mi sentivo un po' a disagio, per non dire profondamente incazzato, perdonatemi il termine. Però questo durava un attimo, perché ero consapevole che poi arrivava la partita successiva, e dobbiamo ragionare così: c'è sempre una partita successiva, non bisogna mai demordere. Questa è una terra in cui si è sempre lottato, e la capacità di lottare è ciò che ti fa vincere, non oggi, forse neanche domani, ma in futuro, in quel momento arriverà, e noi per quel momento dobbiamo essere pronti. Questo è un insegnamento che mi ha trasferito il giudice Viola. Sono stato in contatto con lui tutti questi anni. Devo dire che i confronti con il giudice Viola sono stati confronti che mi hanno fatto crescere, soprattutto come dirigente. E lo saluto. Saluto lui, saluto la famiglia, perché è sempre con noi. E lo sarà sempre, perché le sue parole ogni tanto mi ritornano in mente e sono uno strumento per migliorare, uno strumento per dare qualcosa di più rispetto a quello che pensiamo di avere, e invece c'è sempre qualcosa di più. Torno a Reggio Calabria
dopo 15 anni. Sono stato un giovane dirigente, dopo essere stato giocatore 20 anni fa, ma non ero quello che sono oggi. Oggi ho acquisito un bagaglio di esperienza che non è soltanto professionale ma anche umana, che voglio mettere al servizio di questa società, di questo presidente. E questo lo faccio perché credo fermamente in questa città, nella sua gente, e quando parlo di gente parlo di tutti, parlo di addetti ai lavori, parlo della stampa, parlo degli sponsor, delle aziende in generale, delle attività commerciali, dei tifosi di tutte le specie. E quindi credendo in questa città mi è sembrato veramente semplice accettare questa sfida, che è una sfida, perché comunque il momento non è certamente il più facile che potevamo vivere, però sono veramente felice, sono contento di poter essere utile. Lavoreremo sempre in team, ho sempre pensato in questo modo, che i risultati arrivano dal gruppo, dalla squadra, ciò che va in campo è il prodotto finale, ma ciò che sta dietro va in campo lo stesso. Questa è la verità su cui noi dobbiamo costruire o riscoprire, come dicevo prima, la nostra identità. Non tutti la penseremo allo stesso modo, però attraverso il dialogo cercheremo di far avvicinare anche le identità e i pensieri che sono differenti. È un accordo, la viola te lo fa sempre raggiungere, per cui vi ringrazio sentitamente per questa grande opportunità, Presidente, perché per me è una grande opportunità che mi fa vivere ancora di pallacanestro, mi fa vivere di pallacanestro nel posto in cui sono nato sportivamente, e che mi farebbe piacere rivedere dove è giusto che sia, con tutti quanti insieme. Non perderemo nessuno per strada, saremo sempre di più. Questo la cosa di cui dobbiamo essere convinti, è la cosa su cui costruire quell'altezza che si poggia su una base che è grande, è grossa, e poi ricordate sempre che il fuoco cova sotto la cenere, bisogna solo far arrivare una botta di vento. Un grandissimo obiettivo. Riscopriamo il piacere di non stare insieme, questa è la cosa più importante, il resto verrà come una conseguenza assolutamente naturale. Grazie. Grazie Sandro, ne approfitto per ringraziare anche il presidente della FIP, Paolo Surace, che ci ha raggiunti, e apro alle domande dei colleghi, se ce ne sono, naturalmente rispetto delle norme Covid. Magari. Sì. Domenico Suraci, cdnao.it. Ok, allora Santoro, è tornato. Ecco, in merito, già ha illustrato tutto quello che c'era da dire, in merito ecco, alla capienza, ecco, lei parlava di marketing, in merito alla capienza si parla oggi ecco, del 25% eccetera di Green Pass, ecco, ha intenzione di attirare in qualche modo il pubblico, già come è stato fatto con la campagna abbonamenti, ha qualche idea per ecco, riempire nei limiti del possibile il Pala Calafiore? Grazie mille. Ripeto la domanda a favore di telecamera, il collega suracisidina.it, riassumo molto, capienza, nodo capienza dei palasport e progetti per riempirlo. Ma intanto credo che comunque una procedura, una strutturazione di ciò che avviene per l'accesso al Pala Calafiore, cioè già ci hanno lavorato. Hanno lavorato da mesi a riguardo, per cui per ciò che è possibile fare ora, se non avremo contezza di qual è la percentuale di accesso, è chiaro che noi possiamo solo essere pronti ai vari step. Quando il nostro lavoro nei prossimi giorni sarà proprio quello di sviluppare delle ipotesi,
Chiaramente l'ipotesi 1 prevede alcuni passaggi, l'ipotesi 2, l'ipotesi 3, dipenderà molto dalla percentuale di capienza, ma su questo vi garantisco che le idee sono molto molto chiare su cosa si può e non si può fare. Ci sono altre domande? No? Allora vi ringrazio infinitamente, ringrazio nuovamente la Confindustria Regione Calabria per averci ospitato, ringrazio tutti i presenti e faccio un ultimo appello, ricordo che appunto la campagna Abbonamenti Disegniamo un Sogno è ancora aperta, basta andare su pallacanestroviola.it. E grazie a tutti, ci vediamo al palazzetto.